Ciao, oggi voglio parlarvi della modulazione. Allora, cos'è la modulazione? È essenzialmente spostare l'attenzione dal tono d'impianto in cui siamo verso un altro. Allora, il sentirsi a casa in una tonalità significa questo: partire ad esempio in una tonalità, in questo caso si bemolle maggiore. Adesso sono sul quarto grado, sempre col basso di si bemolle. E siamo di nuovo, e possiamo riprendere di nuovo in si bemolle. Bene, cosa è successo qui? Dopo aver fatto il giro in si bemolle, andato sul quarto grado, tornato sul primo, alla fine sul quinto, ed eccomi qua in si bemolle, dove abbiamo detto che potevamo finire. Attenzione, adesso sfrutto una nota, la terza di si bemolle, come link junction, come anello di congiunzione, verso la nuova tonalità, e quindi dal si bemolle. Cosa vado a suonare qui? Vado a suonare un suono, un accordo di sustain, praticamente la minore con il re all'alto. Il re è anche la quinta della nostra nuova tonalità, cioè sol minore. In questo caso molto vicina a si bemolle, proprio la relativa. Però si sposta l'attenzione, potremmo dire che saremo a casa nella nuova tonalità. Quindi siamo in sol minore, potremmo finire qua. Però cosa posso fare per tornare in si bemolle? Sempre un suono comune. Do, che è anche la seconda di si bemolle, oltre ad essere la quarta di sol minore. Da maggiore a minore. E la quinta di si bemolle, quindi 2, 5, 1. Ma vedete come la modulazione in questo caso sia ancora più forte se scelgo una tonalità più lontana dal si bemolle. Lontana significa con meno accidenti in comune. Naturalmente il sol minore è la relativa di si bemolle maggiore. Se io invece modulo sempre in sol, perché è importante pensare alla nota pura più che agli accidenti vengono dopo. Se io modulo sempre in sol, ma in questo caso sol maggiore, allora l'effetto sarà questo. Innanzitutto, quando parlo di sentirsi a casa, significa che allora risentiamo un attimo, sentiamoci a casa in si bemolle di nuovo per provare il senso di trasporto verso la nuova tonalità. Quindi grado numero 1, 2 e 5. Adesso sol maggiore. E qui potrei finire, naturalmente. Invece ed ecco di nuovo in si bemolle. Come? Sempre congiungendo le cose, quindi dal sol in cui ero, una tonalità vicina che si usa anche per confermare il sol, è la sua quarta minore. Sentite? 1, do minore, nona, quarta,
Quindi se io ci vado, ma lo prendo adesso come seconda di si bemolle, quindi quinta, ok? Benissimo, questo è un esempio di come è sempre importante avere un anello di congiunzione tra dove si è e dove si vuole andare. Allora sarà piacevole il cambiamento, sarà professionale, sarà quello che sentite nella buona musica, che è sempre studiata bene, ovviamente essendo buona. Un altro esempio che potremmo fare da qualsiasi altra tonalità, prendiamo la tonalità di Mi bemolle. Se noi volessimo andare in Sol anche da Mi bemolle, dovremmo trovare sempre un suono comune, giusto? Ok. La terza, la quarta di Mi bemolle. Ok, in questo caso la forzatura è stata appena più grossa, in quanto dal Mi bemolle ho fatto questo accordo, ho suonato questo accordo che semplicemente è un La minore semidiminuito, in differente posizione, ok? Ma sempre vicino al Mi bemolle, perché io lo posso suonare anche semplicemente in questa posizione, è lo stesso accordo di prima, solo che mantiene il basso, e mantenere le cose nella musica e spostare poco è anche il segreto per ottenere buona musica. Quindi suonando questo accordo di La semidiminuito è anche sempre la seconda di Sol, giusto? La quinta e vado in Sol. In questo caso posso tornare subito sul Mi bemolle, anche perché è una tonalità discretamente vicina al Sol, ma tutto dipende da come la vediamo. È la sua sesta, no? Sol, e questa è la sesta minore. Ma pensiamo quanta musica c'è con questo tipo di... con questo cliché, la sesta, l'accordo maggiore sulla sesta minore, no? In questo caso Mi bemolle. La settima. Quindi non c'è niente di strano se io dal Sol vado in Mi bemolle, in Do minore, perdon, e dopo uso di nuovo la quinta di Si bemolle. E sono di nuovo a casa. A meno che io non prenda di nuovo la via 2, 5, 1 per il Sol. E a questo punto. Quindi il segreto è sempre tenere una parte comune, trovare una parte comune. Il segreto tecnico, dopodiché la melodia, il cuore e la testa vi diranno il resto, quanto bene suona questa cosa. Però il segreto tecnico è quello di mantenere dei suoni comuni, in modo da ottenere questo cambiamento in maniera molto smooth. Benissimo, grazie ragazzi e alla prossima lezione.